Non vi ingannate! È per la nostra stessa esistenza che combattiamo! Esattamente ciò che dice. Perché mai si comporta così? Thank you.
Sì, si comporta così. Cielo! Che gli prende? Avete mai visto qualcuno fare cose del genere? Io no. Bello, dell'altro molto altro. Venite, venite a vedere cosa da offrire! È tutto nuovo e a ottimi prezzi! Ho esattamente ciò che dice. La nostra ricerca è terminata, brava gente! Qui troverete tutto ciò di cui potete aver bisogno! Ma cosa... C'è qualcosa che vi interessa nella mia mercanzia? Venite, venite tutti! Ho un sacco di cose in vendita! Perché si comporta così? Bisogna fermarlo prima che faccia del male a qualcuno! Chi si comporta così? Cosa fa quel pazzo? Venite, venite! Venite, venite tutti, ho un sacco di cose in vendita! È andato fuori di senno. Venite, gente, venite a vedere cosa da offrire. Essi vanno contro la volontà di Dio e devono pagarne il fio. Dovunque vadano, si lasciano dietro una scia di sangue. Dicono che è una crociata. Una crociata per cosa? Per l'ignoranza? La violenza? La follia? Dobbiamo resistere. Dobbiamo combatterli con ogni mezzo. Sono qui davanti a voi per lanciare un monito. Se Riccardo dovesse prendere Giappa non ci sarebbe modo di fermarlo. Marcerebbe su Gerusalemme. Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia l'opportunità. Quella città è nostra e lo è sempre stato. Sono qualche spicciolo. Vi piace qualcosa? Ho bisogno di cibo. Ascoltate, cittadini! Se siete stupidi prodotti di infima qualità, venite da me! Non capisco cosa stia cercando di fare. Che mi hai preso? È uscito di segno.
Riccardo dovesse prendere Giappa, non ci sarebbe modo di fermarlo. Ah, siete venuto nel posto giusto. Non c'è un mercante migliore di noi. Dobbiamo fermarlo. Sì, voi venite, venite a vedere cosa offrire. Quella città è nostra e lo è sempre stato. Ti piace? Perché si comporta in modo così assurdo? Non l'ho mai visto fare da nessuno. Strano individuo. Ah, non capisco cosa stia cercando di fare. Signore, scommetto che vi serve qualcosa. La troverete qui, ci posso giurare. Qui troverete di tutto, amico. Non c'è niente che io non abbia. La merce migliore di tutta questa terra! Non troverete prezzi migliori in nessun posto! A quanto pare avete le idee chiare! È una cosa... Venite a vedere cosa da offrire! È tutto nuovo! Venite a vedere cosa da offrire! Non ci vedete niente! Entrate! Voglio mostrarvi tutta la mia mercanzia! Entrate, voglio mostrarvi tutta la mia mercanzia. I fuochi della guerra. C'è qualcosa che vi interessa della mia mercanzia? Le vite vengono sacrificate in sua difesa. Sembra una tragedia. Ma io dico che questo è un onore. Morire al servizio di Dio
combattendo per ciò in cui crediamo. Non c'è nulla di più glorioso. Il re inglese con la sua armata di marrani si spinge a sud, lasciandosi alle spalle solo morte. Salah al-Din si dirige contro di lui affinché questi atti barbarici siano vendicati. Pregate che Dio, lode e gloria a lui, ci favorisca e ci conceda la vittoria. Sono qui davanti a voi per lanciare un monito. Se Riccardo dovesse prendere Jaffa, non ci sarebbe modo di fermarlo. Marcerebbe su Gerusalemme. Dobbiamo fermarlo. Quel che volete, io ce l'ho. E lo è sempre stata. Signore, scommetto che vi serve qualcosa. La troverete qui, ci posso giurare. Buongiorno, amico. Posso aiutarvi in qualche modo? Decisione essere venuto da me. Via lode a Salah al-Din. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. Non vi ingannate, è per la nostra stessa esistenza che combattiamo. Il re degli infedeli vorrebbe spazzarci via dalla faccia della terra. Dobbiamo resistere, dobbiamo respingerlo. Siate cauti, amici! Lo Shaitan è ovunque! Guardingo, in attesa! Egli ci tenta di continuo! Siate forti! Forti come Salah al-Din! E contrastate i nostri nemici con qualunque mezzo! Maledetto! Sia maledetto il re cristiano e la sua armata di infedeli! Essi vanno contro la volontà di Dio e devono pagarne il fio. Dovunque vadano, si lacciano dietro una scia di sangue. Dicono che è una crociata. Una crociata per cosa? Per l'ignoranza? La violenza? La follia? Dobbiamo resistere. Dobbiamo combatterli con ogni mezzo. Lui che sta facendo? Thank you.
Che stupido. Bisogna decidere. Pronti, amici! Lo Shaitane ovunque! Guardingo, in attesa! Egli ci tenta di continuo! Siate forti! Forti come Salaldin! E contrastate i nostri nemici con qualunque mezzo! Maledetto! Sia maledetto il re cristiano e la sua armata di infedeli! Essi vanno contro la volontà di Dio e devono pagarne il fio. Dovunque vadano, si lasciano dietro una scia di sangue. Dicono che è una crociata. Una crociata per cosa? Per l'ignoranza? La violenza? La follia? Dobbiamo resistere. Dobbiamo combatterli. Thank you.
Guardate, che cosa fa? Dia lode a Salah al-Din. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. Non vi ingannate. È per la nostra stessa esistenza che combattiamo. Mi piace la mia merce. Il re degli infedeli vorrebbe spazzarci via dalla faccia della terra. Dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere. Venite, venite. Venite, gente. Venite a vedere cosa ho da offrire. Sì, entrate, entrate. Voglio mostrarvi tutta la mia mercanzia. Ma cosa fa quello? Signore, scommetto che vi serve qualcosa. La troverete qui, ci posso...